Salve a tutti e ben ritrovati. Oggi vedremo come risolvere questo problema. Abbiamo cambiato la scheda video e a monitor ci esce questo messaggio dove ci dice per favore di spegnere e riconnettere sulla PCI Express il cavetto di alimentazione. Ora andiamo a vedere di cosa stiamo parlando. Qui abbiamo sostituito queste Gigabyte. E qui abbiamo il cavetto di alimentazione. Vediamo se riusciamo a vederlo meglio. Allora, abbiamo capito che il problema per l'appunto stava sull'alimentazione della scheda video. In questo caso qui una scheda video Gigabyte GeForce GTX 1660. E quindi il cavetto che avevo acquistato, questo qui a 8 poli, l'avevo inserito, ok, però non avevo alimentato ambedue le branche, quindi una era alimentata e l'altra no. Proviamo ad avviare e vediamo se funziona. Sì, ha funzionato perfettamente. Quindi il problema era proprio qui. Quindi quando ci sono questi tipi di alimentazione qui, i cavetti vanno inseriti ambedue perché ha una doppia alimentazione a 12 volt. I cavetti gialli sono alimentazione a 12 volt, quindi vanno inseriti tutti e due e poi per il resto funzionerà tutto. Quindi quell'errore che diceva di attaccare il cavo, o perché ci manca l'alimentazione di qua, o perché magari lo spinotto qui non è stato inserito perfettamente e quindi collegato a dovere. Come al solito, se questo video vi è sembrato utile, lasciate un bel like. E mi raccomando, condividete questo video, ma soprattutto iscrivetevi al canale, così potremo realizzare nuovi video. Ciao e alla prossima!